Hi Five Guys e bentornati sul canale più conclusivo del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora ci siamo, finalmente si conclude questo periodo senza calcio, stasera si riparte alla grande poi con Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia, ore 21, potremo così vedere finalmente all'opera sia la Juventus sia il Milan, domani l'Inter e il Napoli, ed usciremo così dall'ambito delle supposizioni di cui abbiamo parlato questi giorni, andandoci un po' a cercare di capire come giocheranno le 20 squadre alla ripresa per il nostro amato fantacalcio. Lunedì faremo una puntata dove analizzeremo tutte e quattro le squadre impegnate appunto in Coppa Italia, ma oggi invece continuiamo ed andiamo a concludere questo piccolo mini speciale su tutte quante le 20 squadre, andando a vedere le ultime quattro che mancavano, le squadre con i ritiri più blindati di tutte quante. Sono andato veramente a cercare di scartabellare tutte quante le notizie di quest'ultima settimana, ma dove le andiamo noi a trovare le notizie? Ma ovviamente su One Football, l'app che parla di calcio a 360 gradi, con tante chicche, tante curiosità, le informazioni, personalizzabili al 100%. Come? Ma lo sapete, potete scegliere la vostra squadra del cuore, le vostre leghe preferite, i vostri giocatori preferiti, per restare così aggiornati sempre in tempo reale sulle statistiche che poi ci servono per andare a vincere il nostro amato fantacalcio One Football, scaricabile dal link qui sotto in descrizione. Un modo molto 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 carino di supportare questo canale, ragazzi. E iniziamo via subito, andiamo veloci e guizzanti come anguille, iniziamo a parlare del esploso tutto del Genoa. Eccoci qua, del Genoa, eccoci qua, io ce l'ho lì, voi ce l'avete qua, le magie di casa Cantarini. Allora, in allenamento brillano il veterano Pandev e la promessa Favilli, di più non sappiamo. L'allenamento è assolutamente blindato, non ci sono report delle partitelle, non c'è assolutamente niente, dunque siamo soltanto nell'ambito delle supposizioni. Cosa posso dirvi? Alla miniasta, ragazzi, ovviamente Favilli, ci basiamo sulle poche notizie che escono fuori, dunque di riflesso possiamo pensare che Sanabria invece sia il giocatore da scambiare. Pinamonti? Su Pinamonti non abbiamo notizie, per cui chi ce l'ha se lo tenga, chi non ce l'ha non lo vada a prendere. Secondo me è un po' questo il refrain. Proseguiamo, andiamo ora. Oggi lo spacco. Si sta incastrando tutto. Verona. Verona, finalmente. Allora, del Verona anche si hanno poche notizie. Di cosa si parla soprattutto in questo periodo? Si parla del fatto che nel Verona ci sono parecchi giocatori che sono in scadenza di prestito. Dovrebbero essere rinnovati tutti quanti, ma la domanda è: Juric potrà continuare a spremere fino all'osso questi giocatori? Sappiamo che Juric è bravissimo a spremere i giocatori fino veramente all'ultima goccia di sudore. I vari Rammani, Kumbulla, Amrabat, Faroni, Pessina e Borini, che sono tra l'altro tutti quanti titolari o potenzialmente titolari. La domanda è veramente, veramente senza risposta. Vedremo dalle prime giornate se questi giocatori saranno quelli del campionato prima dello stop. Per i consigli, per i cantaconsigli, cosa vi posso dire? Come vi avevo già detto nei video scorsi, per me Di Marco potrebbe essere una sorpresa di questo finale di stagione. In molte leghe non è stato preso, dunque se fate la mini asta potete andarlo a prendere. Mentre negli scambi, secondo me, potrete puntare su uno dei quattro trequartisti. Perché? Perché giocheranno tutti, date tante partite, giocheranno sicuramente tutti e quattro, e sicuramente potrete andarli a scambiare per diciamo dei giocatori che invece rendono molto di meno. Intendo quindi Pessina, Zaccagni, Verro, Borini. Non li prendete tutti in 4-3-1, come ottavo centrocampista ci può stare, ve lo schierate lì quando il Verona ha delle partite un pochino più abbordabili. Proseguiamo, andiamo a vedere l'Udinese. Anche sull'Udinese non si hanno notizie, report di allenamenti, non sappiamo proprio niente, però c'è un'intervista molto interessante a Udinese Tonight sulla TV ufficiale bianconera, riportato da Udinese Blog, dove intervistano Nestorowski. Cosa dice Nestorowski? Che non ci sono titolari per Gotti, ha riazzerato tutto quanto. Nestorowski si sente informissima, si sente lui il titolare e promette almeno 5 gol in 12 partite. Dunque, gli crediamo? Ragazzi, gli crediamo, l'ha detto Nestorowski. Dunque,
cerchiamo di prenderlo negli scambi. Nestorowski ovviamente come sesto attaccante, dategli la valutazione da sesto attaccante, potrebbe essere una sorpresa soprattutto nelle leghe da 10 o più partecipanti. Da prendere alla mini asta io vi riconsiglio Luiting, perché appunto in questo inizio campionato, dove lo ripeto non ci saranno secondo me delle squadre arrembanti, a parte quelle due o tre squadre un pochino più offensive, Atalanta piuttosto che Sassuolo, dunque la differenza molto spesso la faranno i difensori con la Dor, Luiting potrebbe essere una bella intuizione da scambiare. Invece io ve lo ridico ancora tutto l'anno, lo sto dicendo, De Paul in questo ruolo non mi piace, non è decisivo come negli anni scorsi, ma è sempre un nome assolutamente spendibile, e dunque se potete scambiarlo per magari un giocatore molto più appetibile per qualche innamorato di De Paul, fatelo tranquillamente. Dice me rigorista, e allora pigliamo tutti i rigoristi ed andiamo a concludere le 20 squadre di Serie A con il Sassuolo. Dici perché il Sassuolo l'ha tenuto per ultimo? Perché il Sassuolo, ragazzi, c'è una roba clamorosa. Allora, anche qua sul Sassuolo si hanno pochissime notizie, soltanto che De Zerbi ha detto che Sassuolo è partito presto con gli allenamenti, però Sassuolo, De Zerbi ha detto che ha trovato un po' di polvere sia a livello fisico che tattico, non riesce a togliere questa polvere, dunque questo Sassuolo sembra un pochino indietro rispetto ad altre formazioni di Serie A, che invece pure magari pretattica, però al momento sembra un pochino più indietro. Ma qual è la curiosità del Sassuolo? È che secondo Sky De Zerbi ha in mente una rivoluzione per quanto riguarda la formazione, una rivoluzione totale. Perché? Perché ha in mente di giocare la prima e la terza partita con una formazione, la seconda e la quarta con un'altra, e poi vedere come va, ragazzi. Dunque praticamente chi è giocatore del Sassuolo a pantacalcio verrà veramente tra una partita e l'altra verrà decimato, però questo è quanto trapela nell'ambito nero-verde. Dunque da prendere alla mediasta io, ragazzi, vi dico Burabia perché non è stato preso, e Juricic perché le sue belle partite le giocherà, e dunque a prendere gli scambi anche De Frel come per Nestorowski potrebbe trovare molto più spazio, e dunque come sesto attaccante nella Lega 10 o più partecipanti potrebbe essere una bellissima intuizione, ragazzi. Ecco qua, finisce questo video sulle 20 squadre della Serie A. Abbiamo finito, le abbiamo viste tutte quante, ma devo prima esaudire una richiesta, un desiderio di alcuni dei miei followers, quali quelli un pochino più sfortunati di noi, quelli per cui la Lega del Fantacalcio, ragazzi, la prossima settimana non partirà. Veramente, ci sono persone ancora che sono nella situazione che le loro leghe sembrano non ripartire. Dunque, come promesso, andiamo a fare questo appello a tutti i partecipanti delle leghe di questi sfortunati amici che ci seguono. Prendiamo il mio calice con dentro la mia pozione magica e mi trasformo nel temibile Lawrence Sparrow, pirata, bucaniere, nonché lanciatore di maledizioni a voi che non volete riprendere le leghe fantacalcio. Ed ora ho qui in questo papiro, leggerò chi sono gli sfortunati che stanno aspettando l'inizio della lega, della loro lega del fantacalcio, per avere così delle scuse per uscire la sera, perché il fantacalcio lo sappiamo che è soprattutto quello. E allora mi rivolgo a te, Lorenzo Fabbri, della Lega Fanta Broccoletto alias Fanta Corona. Perché voi della Lega Fanta Corona non volete continuare? Perché forse Prince of Action stava stravincendo? È vero, codardi? È vero? Oppure te, Marco De Gregorio, dice che vuole riprendere la Lega Santesi FC? Riprendetela, furfanti! E invece anche Ivan Banderuola! I suoi avversari non vogliono più mettere i soldi perché dicono che il campionato è falsato! È tutto falsato, ma voi non ve ne frega niente, perché vi servono solo scuse per uscire con gli amici. E che dire di Francesco Pio? I suoi avversari non vogliono fare la mini asta e lasciarlo così con Balotelli per 12 giornate. Abominio. Ed andiamo a chiudere con Mario mi chiede di convincere Franco Bellia a riprendere il fantacalcio. Franco, devi riprendere il fantacalcio. Oh, Mario è disperato, fallo per lui e fallo per me, altrimenti Mario non mi segue più. E quindi, ragazzi,
A voi, avversari di questi costoro che ho nominato, sa voi, riprendete le leghe e seguite il mio canale, ovviamente. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, che non l'ho ancora fatto. Riscrivetevi qualora vi siete tolti. Iscrivetevi al mio profilo Instagram, Lorenzo Cantarini Official. E che dire, basta. Ci rivediamo lunedì, ormai, con l'analisi delle due partite, delle due semifinali di Coppa Italia. E probabilmente, non vi assicuro niente, ma questo fine settimana riusciremo a fare una sorpresa con un altro youtuber, ragazzi. Però, bocca cucita, un saluto dal secondo divano più famoso del web, e se hai capito la battuta, sei un pirata.